Non l'hai visto tu? Ho visto una figura. Adesso mi sa che siamo nei guai. Bene, siamo in viaggio, stiamo andando verso la Svizzera interna. Eh? Svizzera interna? Sì, Svizzera interna, perché hai paura? È pieno di svizzeri interni. Ma non avrei paura di quelli della Svizzera interna, più che altro avrei paura di dove andiamo a dormire questa notte. Dove andiamo a dormire stanotte? Andiamo a dormire in un hotel, pare infestato da un fantasma. Aspetta, un fantasma? Sì, un fantasma. Dici di quelli che fanno Sì, quelli che fanno paura col lenzuolo. Ma pare che sia un fantasma tranquillo, questo qua non fa tante cose strane. Ah, un fantasma super simpa, quindi. Ci sto allora. Adesso ci stiamo dirigendo verso il paesino di Guarda. Questo paesino è ambientata una fiaba per bambini svizzera tedesca di un certo Schellenhursli. Se non la conoscete, è una fiaba famosissima tra i bambini svizzero tedeschi. Infatti, perché io non l'ho mai sentita, sono andata a vedere adesso di cosa parlava questa fiaba. La fiaba narra di questo bambino che per la festa del paese che fanno ogni anno durante la primavera, loro praticamente prendono delle campane e le fanno suonare per scacciare l'inverno. Lui aveva la campana più piccola e tutti i bambini del paese lo scherzavano e lo deridevano. Lui si arrabbia e decide di andare a prendere un campanaccio nella baita estiva di montagna che si ricorda appunto che aveva visto che era lì quando aveva trascorso l'estate con i suoi genitori. Però lui si incammina che è in pieno inverno, che c'è il ghiaccio e la neve, di notte. Comunque pare che appunto questo bambino riesce comunque a tornare col campanaccio al paese, tutti lo festeggiano, fanno gran festa e fanno suonare questa campana. Buona. Salmone. Come se a noi non piacesse il salmone. No? Mm-hmm. Allora devo provarlo anch'io. Allora, il salmone in sé è piuttosto magro, però anche bello saporito, insieme alle cipolle e ai capperi. Un abbinamento che io non mi sarei immaginato e invece funziona. Questo qui cosa ha detto che è? Aspetta, ferma. Prima prova la trota. Dici che questa trota è buona? Proviamola. Buona. Formaggio dell'Alpe, buonissimo. Passerebbe un po' di hummus. Break. Speziato. Buono. Io che credevo che l'hummus buono sapessero farlo solo in Grecia. Questo è ottimo. Io ho preso 3 assaggi di piatti tipici grigionesi. Questi sono i capuns, sono degli gnocchi di patate ripieni di carne, avvolti da una foglia di bietola e immersi in una buonissima besciamella al formaggio. È davvero troppo buono. Questi sono i quark pizzokkel, serviti con dello speck, e la ricetta è molto simile a quella degli spitzli. Questi sono i maluns, e sono dei gnocchetti di patate fritti nel burro, serviti con salsa di mela e pezzi di formaggio. Scusa, ma cos'è? Rösti, io mangio. L'idea iniziale era quella di fare un piatto condiviso e un altro piatto condiviso. A questo punto direi che io mi mangio il piatto condiviso e lui si mangia l'altro. E che problema c'è? Oh, sono piccoli. Sorbetto al limone e cosa hai preso? Gelato ai fiori di Guarda. Fammi provare un po' sti fiori di... Facciamo che te lo faccio assaggiare io. Me lo fai assaggiare. Sì, te lo faccio assaggiare. Sei generoso. Bene, mangiare abbiamo mangiato. Tutto ottimo, direi. Soddisfatti, decisamente. Decisamente. C'è un cane. Ciao. Quel paesino è molto particolare, con tutte queste case decorate. Molto bella. Ancora una macchina d'epoca.
per carità, sono belle macchine, veicoli d'epoca, hanno un po' questo problema che hanno ancora il sistema di carburazione tutto quanto dell'epoca, quindi visto che usavano la benzina col piombo hanno bisogno degli additivi, non hanno i filtri che hanno oggi, quindi quando passano si sentono, abbastanza puzzolenti. Ti fa veramente capire i progressi che si sono fatti negli anni a livello di inquinamento dei veicoli. Ci sono stati dei grandissimi progressi, però bisogna fare ancora molto se si vuole sistemare il clima, no? Bene, adesso ci avviamo in direzione del castello di Tarashk o Tarash. Vabbè, andiamo. Questo? Cosa diavolo è? Allora, che dire della vista del castello? Come avete potuto non vedere, non abbiamo fatto riprese all'interno, perché era vietato. Vabbè, noi avevamo letto sui commenti di TripAdvisor, per la guida bisognava chiedere se si voleva la guida in inglese, che almeno quello in teoria dovevano fare. Allora, infatti, gli ho scritto che non parliamo tedesco, se si poteva avere la guida in inglese. Quando siamo arrivati, la signora ha detto che non può fare la traduzione simultanea, perché sennò diventa troppo lunga la cosa, perché deve fare sia in tedesco che in inglese, e quindi danno una specie di opuscolo informativo, un foglio A4 davanti dietro con sulle informazioni più importanti su quello che viene trattato, sì, durante la, super riassunto, la visita, che sarà la metà della metà di quello che sta qua, il riassunto del durante riassunto. La guida, tantissime spiegazioni, tante cose interessanti e non, perché alla fine è un castello che è stato acquistato da un artista, diciamo, che ci ha messo del suo, e parlava tanto di questo artista qua, di quello che ha fatto, vita, morte, miracoli, quindi alla fine del castello nella sua accezione medievale parla poco e niente, tranne che dei restauri. Va bene se capite il tedesco, se invece parlate una qualsiasi altra lingua non assorbirete nulla di quello che c'è intorno alla storia, alla cultura di questo castello. Ah, ecco la bellissima scultura sul lago che magari da qua si vede. Sì, dovrebbe rappresentare la luna. La luna. La luna. Ok, e le altre bocce di Natale che abbiamo visto all'interno del castello allora? Palle. Io so solo che volevo vedere un castello tipico, medievale. E ci hai visto le sculture d'arte moderna. Un'altra. Molto medievale, sì. Finché non si aggiornano con le audioguide, direi che per i turisti italiani questo posto non è molto raccomandato, diciamo. Esatto. E anche per quelli che parlano francese, perché parlano solo tedesco. O se per questo, anche per quelli che vengono qua aspettandosi di vedere un castello medievale. C'è anche da dire una cosa, che bisogna rendere atto a questo artista del fatto di aver acquistato un castello in rovina e di averlo salvato dallo sfascio, perché alla fine era passato di mano in mano, dopo era andato in mano al cantone che non aveva più fatto nulla, era diroccato, era considerato una rovina. Questo qua ci ha investito i soldi per ristrutturarlo e per metterci del suo, quindi tra virgolette cara grazia che c'è qualcuno che l'ha acquistato, anche se non ha fatto un lavoro rispettosissimo dell'epoca, dello stile, e che comunque l'ha salvato dall'oblio, ecco. Andiamo verso il nostro hotel col fantasma, che magari il fantasma ci ha preparato il tè coi biscotti, non si sa mai, magari è molto cordiale come fantasma. È un fantasma ospitale magari. Ancora mezz'ora di macchina, guida lui stavolta. No. Sì, ho già guidato fino a qui. Andiamo verso l'hotel. Bene di notte al buio, quindi andiamo lì a dormire, basta, cioè a mangiare e dormire, dopo stiamo lì e basta. C'è la mezza pensione compresa la cena e la colazione, quindi mangiamolo direttamente lì, speriamo che si mangi bene. C'è pure il bus, larga la strada, audace, meno male che abbiamo incrociato qua non prima, sarebbe stato un disastro. E tu perché di grazia hai la mascherina? Ho aperto un attimo che si sentiva quel buon odore di mucca, e appunto adesso c'è l'abitacolo che sa di pecora.
Fa un po' Shining. Ok, siamo dentro, ragazzi. Fino adesso niente di strano. Questa dovrebbe essere l'uscita di sicurezza con le scale di legno. Diciamo che ho qualche obiezione. Adesso perché aspita si passa? Qua. C'è una parte. No, non so se è. Sorry, it's sorry. Not the ghost. Abbiamo trovato. Era femmina però. Era una bella fantasma. Ci stiamo già perdendo. Appetito. Io di solito non mangio mai gli hamburger, comunque se li mangio. Devi stringerlo bene, se no scappa via. Ok. Ma è un hamburger vegetale? Mi so. Gelatino. Sa di Big Bubble. Una fragola che sa di Big Bubble. Vabbè. E ne abbiamo finito il gelato. Non abbiamo ancora raccontato la storia di questo posto. La costruzione risale all'inizio Novecento ed è stata costruita per metà castello e per metà casa di cura clinica. Nel periodo degli anni 40 c'era un paziente ricoverato qui di nome Herman, un belga che aveva problemi di salute, aveva la tubercolosi ed è morto di quello. Pare che questo sia il fantasma che vive qui e che infesta l'hotel. Negli anni 40 il proprietario olandese che voleva trasformare questo posto in un hotel, di nome Peter Kruitt, arrivò all'uscio della porta e trovò il fantasma ad accoglierlo con urla strazianti. Questo si spaventò talmente tanto che riprese la macchina e guidò fino ai mari del nord. Bene, non so se avvertiremo presenze strane, rumori strani, catene, qualcosa. Ok, bene, andiamo a esplorare, dai. Casa di fantasmi. Ah. Sento solo le tue scarpe, le chiavi. Qui vediamo un divanetto rosso. È una chaise longue. Signor fantasma. Scusi. C'è qualcuno? C'è solo il bagno, direi. E invece che cosa abbiamo? Bella stanza buia, tutta vuota. Non l'hai visto tu? No, cosa hai visto? Via, 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 via. Che sei stata tu? Sì, è la clip. Ah, la clip. Ah, non mi spaventare a sta maniera. No, niente, saliamo. Saliamo, saliamo. Spingi. Invece qui. Mettiamo. Apri, apri. Non so se fidarmi, però. Adesso visto che siamo nei guai. Ok, andiamo su. Quella sedia lì si è spostata. Impressionante, si è spostata di 5 centimetri. Chissà come ha fatto. E questi chi sono i vecchi proprietari? Facce spettrali. E di qua dove andrà?
Vuoi esplorare? Ah sì, dai, facciamo un po' di scherzo. Dopo se ci corrono dietro, magari perché tengono su le opere del famoso artista. In quanto va su poi? Carrozzina. Carrozzina inquietante. Parecchio inquietante. Sono altre stanze, direi che è lo stesso identico corridoio di dove eravamo noi. Col divanetto bianco. Ah, boh. E questo era un pentolone delle streghe. Sarà per il vino. Bella la bestia. È qui la festa? È qui la festa. È già finita la festa. Ho visto gente che usciva. Uno con lo speaker Bluetooth. O che cavolo era poi? Con la cassa. E adesso sono entrati. Niente. C'è solo un braciere mezzo spento e fine. Qua non mi sa che non c'è molto da fare. Zero. Ed è pure presto. Non sono neanche le 9. Dovevamo prendere una tavola Ouija e provare in camera a fare la seduta spiritica. Possiamo farlo magari col telefono. Magari c'è la tavoletta Ouija sul telefono. Una bella app per telefono. Devo guardare la wifi dell'hotel e scaricarla. L'applicazione Ouija su telefono è decisamente una sola. Fa tutto da sé. Quindi no. T'avevo detto io. Quindi facciamo la domanda. Aspettiamo 5 secondi e vediamo se rispondono. In inglese, perché lui magari capisce l'inglese. O forse in romance. Is anybody there? Direi di no. Vabbè, qui gente non succede niente. Quindi noi adesso andiamo a dormire. A domani. A domani. Ciao. Buongiorno. E lui si fa bello. Adesso si va a far colazione. Frühstück. Un po' basic, diciamo, come la camera. Pane di marmellata. E adesso ci prepariamo per ritornare a casa. Questo ascensore è la cosa più paurosa di tutto l'hotel. Che luce. Prendiamo questa che è meglio, eh? Un po' meglio. Fantasma ha lasciato una ditata sulla finestra, va. Lì, c'è una ditata. Durante la notte è venuto qui. Bello alto qua. Ok, facciamo le valigie e torniamo. Questo ponte sì che è spettrale. Specialmente la montagna sulla destra che magari ti frana mentre sei sul ponte. Senti, senti, sento delle voci. Cosa dicono? Ah? Mi sembra che abbia proprio ululato come un fantasma. Cosa ci dice? Ci deve dire qualcosa? Cosa ci vuoi dire? Iscrivetevi al canale. Sì, va bene. E poi cosa ancora? E lasciate un bel like. Un like. Un like, va bene. Allora. Ah, perché tu hai il tuo canale su YouTube, però sei avanti. È il fantasma, il canale su YouTube. E giustamente dice di lasciare un bel like, iscriversi. Sì. Sia sul suo che sul nostro. Dopo lasciamo il link in descrizione di quello del fantasma. Assolutamente. Buon Halloween, ragazzi. Buon Halloween. Adesso andiamo a vedere se c'è un po' di festa giù, dai. Andiamo. Sì, dai. Cosa troveremo? Mi sa di aver già trovato un fantasma. Ho appena sentito una puzzetta che non era la mia.